Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo su Pokémon Scudo. Abbiamo appena sconfitto e catturato Eternatus e siamo pronti per tornare a Galwick. Sono passati ben 3 giorni da quel fatidico evento, dalla notte oscura che Eternatus stava per portare su Galar, il che si traduce in distruzione della regione stessa. Ma abbiamo sventato la minaccia. Però attenzione, perché il presidente Rose si è dimesso. Oh, ha risvegliato Eternatus mettendo in pericolo l'intera regione. Certo che i reporter proprio come degli avvoltoi, eh. Ma ha anche chiarato la notizia. Anche se penso che Eternatus era abbastanza grosso da poterlo vedere da tutta una qualsiasi distanza di Galar, più o meno. Dimettersi è il minimo che potesse fare. Beh, insomma, l'ha fatto per uno scopo più grande. Però si vede che non ce la faceva più. Caspita, quanto abbiamo dormito. Manco fossimo due Snorlax in letargo. La gente è ancora scossa per quello che è successo. Ma per fortuna siamo riusciti a evitare il peggio. Senza l'aiuto di Zamazenta. Bello Zamazenta. E Zacian, il classico lupacchiotto. Non sarebbe stato facile sconfiggere Eternatus. Se penso ancora a quando mio fratello è svenuto per quella ferita. E nonostante tutto insista a voler disputare il match con il campione oggi. Dovrebbe riposarsi. Anche se in realtà capisco benissimo come si sente. Non vedo l'ora di assistere alla vostra sfida. Sarà una lotta senza precedenti. Il match con il campione si terrà allo stadio di Galwick. Su, dove si voleva tenere se no Hope? Sono abituato a spalti pieni di spettatori, ma questa è la prima volta che vedo un entusiasmo così travolgente. Link, con la tua grande impresa di ieri... Di ieri? Di 3 giorni fa? Vabbè, hai conquistato i cuori di tutti. Hai soggiogato Eternatus e salvato Galar. Sei l'eroe che ha lottato al fianco dei due Pokémon leggendari, Zacian e Zamazenta. Un campione imbattuto come me non potrebbe sperare in un avversario più degno. La tua forza è immensa. Sei lo sfida palestre più temibile che io potessi incontrare. Per questo la mia vittoria sarà più abbagliante che mai, quando ti ridurrò in ginocchio. Ebbene, Link, diamo inizio all'incontro finale. La sfida che resterà nella storia di Galar. Anzi, che ne plasmerà il futuro. Preparati dunque. Goditi un nuovo, grandioso Champion Time! Parte la sfida di Dandel, campione! Oi oi! Ci siamo! Quanta scena! Aegislash! Che bello che parte col tipo acciaio! Mi fai tanto felice, Dandel. Un vero campione ha anche il dovere di regalare uno spettacolo indimenticabile al pubblico! Certamente, ma livello 62? Vuol dire che arrivi almeno al 65? Scudo reale? Mo, perché sei cattivo con me? Non vuoi giocare? Cattivo. Tanto sono più veloce io. Certo, perché la protezione ha priority più 7, se non sbaglio. Proprio la priority massima. Un colpo super efficace. Da voi non mi aspettavo niente di meno. Grazie. Perfetto, tappo al 62, Grand Slobber al 60. Ottimo. Tappo vorrebbe... Aspetta, cambio campo, mi sa che già l'ho letta una volta. Inverte gli effetti attivi sul campo alleato e sul campo avversario. Ah, no. Ferma. Lascia perdere. Haxorus. Certo cambio Pokémon. Grand Snober. Potrebbe prenderci qualche danno da Dragartigli, Drago Pulsar, Drago Bolide, Drago Furia...
coda drago, da qualsiasi cosa drago, perché Haxorus, se non hai drago danza e un attacco drago, quindi fisico, perché Haxorus fisico si fa, come tutti i draghi più o meno, tranne giusto un paio che andrebbero anche bene speciali. Ma scaglia gelo, potevo fare Bora, ma Bora potrebbe missare. Codacciaio, Sticky, lastricherò di mosse super efficaci la mia strada verso la vittoria. Anch'io, Dandel, anch'io, sappilo. Siamo già a 3 mosse speciali. Solo che una ha missato, cioè ha missato, si è protetto. Ragazzi, potrei ricaricarlo, ma perderei solamente tempo. Perché Codacciaio mi pare... Che missa! Sì! Missa Codacciaio! Meno male, però comunque sia non controllo sempre, perché so che a volte cambiano il range di potenza, il range di precisione, tipo Ipnosi, che l'hanno cambiato 14.000 volte. Dragapult, sozza. Porca sozza ci ragazzi, Dragapult. Mi serve Gran Snow per carico. Devo sacrificare qualcuno. Non sacrificare, però... Athena. Lei la volevo tanto in squadra, perché Psicofolletto mi piace un casino il tipo. Però non volevo Ponyta o Rapidash. Che però io pensavo che Ponyta e Rapidash fossero tutte e due Psico, senza il doppio tipo. Dragapult pure è bello come Pokémon. Mi sarebbe piaciuto averlo in squadra, ma non l'ho trovato. Ho anche provato a cambiare il tempo della data della console, ma niente, allora alla fine l'ho lasciato perdere. Una super una pozione max a Grand Snober. Ci ho perso 2 ore per trovarlo, non compariva, ho detto lasciamo perdere. Sarò sfigato io. A palla ombra? Lui speciale, l'ho visto, non è malaccio. Devo ammetterlo, speciale non è malaccio. Aspetta, oh, vedi, potevo fare cura ardore senza sprecare pozione max. Però vabbè, parte che solo per la salute non ne valeva la pena. Ha resistito, incanta voce, Magibrillio. È più veloce lui, mannaggia, saperlo. Se sapevo che avrebbe resistito, avrei fatto Magibrillio, l'avrei sicuramente mandato in range di vita rossa, sicuramente. Vabbè, con Gran Snober. Dunque, è speciale perché palla ombra. Scaglia gelo. Lancia fiamme, è speciale allora. Oh, perfetto. Poi lui è Drago Spettro, quindi un doppio tipo eccellente. Come Giratina. Vai, sciottato. Perfetto. Lui ha i draghi, insomma. Quindi Charizard Gigamax dovrebbe essere tipo drago. Mr. Rime. Oh, Mr. Rime è tipo ghiaccio. Ma il secondo tipo è psico? Ghiaccio psico come Jinx? Insomma, Dandel ha un bel team variegato, mi piace. Bello, Charlie Chaplin. Bellissimo. È la prima volta che lo vedo in azione. Troppo carino. Però mi dispiace se va a segno palla infuocata contro un tipo ghiaccio. Non ti salvi. Anche a 64. Quello che mi fa veramente paura è Charizard Gigamax, ragazzi. È l'unica cosa che veramente mi spaventa. Che ci vorrà tempo per mandarlo giù. A Inteleon! Fregate! Mando Strider. Perché lui Inteleon l'ha preso lui, Sobol. Che bello che se lo porta fino alla fine. Mi piace. Bellissima questa scelta, davvero bravi. No, occhioni lucidi, no. Però comunque sia, prendo sempre il boost dall'abilità con l'attacco sonoro, però non ce la faccio a mandarlo KO. Vedi? Vedi? Onda boato, è uguale. Colpo di fango, è super efficace per 4. Wow! Dolore, dolore! Tanto dolore! Aspetta però.
Starchild potrebbe... No, The Crow? Colpo di fango, occhioni lucidi, un attacco acqua sicuramente. Non dovrebbe avere mosse elettro mai nella vita. Pressione, vabbè, perché questo così l'ho trovato. Allora, revitalizzante max lo spreco. Lo spreco assolutamente, certo che lo spreco. Per Strider, che devo mandare giù Charizard assolutamente. E può darsi pure che mando in Gigamax Strider. In Dynamax, forse. Non lo so, ragazzi. Mi converrebbe spendere qualche turno per revitalizzare anche Athena? Per avere poi le forze... Sì, sì, dai, lo faccio. Però un revitalizzante semplice. Devo avere tutti quanti i Pokémon carichi, assolutamente. Charizard mi fa molta paura. Wow! Davvero forte. È più veloce! È più veloce! Ok, devo stare attento a quello che faccio. Non me l'aspettavo così veloce. Vedi, se avessi avuto, che ne so, Sbigo attacco. A meno che Dandel non gioca per proprio impedirmi di attaccare. Tiro mirato, no, allora, vabbè, dovrei resistere. Questa è la peculiare sua, immagino, tiro mirato, sì. Bene, ho resistito. E notte sferza. A questo punto... Porca miseria. Continuo a lottare. Anche con un solo Pokémon è Champion Time! The show must go on! Muoio, entrano i Queen tutto un tratto. Show must go on! Charizard, vai pure in Gigamax, non ti fermerò io. Anche perché il gioco non lo permette. The Crow è inutile che lo riporto in vita. Perché ci prenderebbe solo le botte. Dato che è acciaio. Charizard, mostra tutta la tua potenza. It's Gigamax time! Guardalo, fiero, cavolo, fiero! L'aria si incendia. Charizard, it's champion time! Colpisci con il tuo Gigavampata! Anzi, Gigavampa! Wow! Fa male! I Pokémon alleati sono pervasi dalle fiamme. Cosa? Mi prendi in giro? Sapete che faccio? Lo faccio stancare, gli faccio perdere 3 turni di Gigamax. Mi sarà più facile mandarlo KO dopo. Vado in Gigamax anch'io. Sì, in Gigamax, vabbè. Vado in Dynamax. Con Strider. Una volta che lui ha finito il Gigamax. E lo frego così, lo frego. Dynaflora. Ma perché hanno sti attacchi strani? Come fa un Charizard ad avere un attacco erba? Com'è possibile? Non ha senso. Io non capisco. Siamo a 2. E siamo a 3 con questo. Sapete che faccio? Lo ricarico. Voglio vedere fin dove posso reggere. Dynamacigno. Ma sei cattivo, eh. Lo reggo benissimo, Charizard Gigamax. Terra in pesta, vabbè, ti becchi anche tu i danni. Ma guardalo. Cos'era quella puntura di zanzara? Quindi solo lui è avvolto dalle fiamme o tutta quanta la squadra? No, solo... No, non lo so a questo punto.
è più veloce. Fuoco bomba. Ah, allora proprio è Gigavampa che fa quell'effetto. Va bene, va bene. Allora, c'è la tempesta di sabbia. Va benissimo. Ora che mando Strider in Dynamax. Con Dyna Saetta il campo diventa un campo elettro. E Charizard si becca dei danni che lo mandano sicuramente in range rosso. Non ne sono sicuro che lo manda giù, però in range rosso sicuro. Perché dai, si prende un 2x da un Dynamax, voglio dire. È forte. Non c'è... Poi, sempre per l'abilità, quindi... È più veloce ed evita l'attacco! Non so come, visto che sono gigante. E vabbè, ah, perché c'era i dottini della tempesta, giusto? Meglio così. Perfetto, non mi ricordavo della tempesta, già me l'avevo dimenticata. L'ho stollato per 3 turni, proprio da codardo, però almeno ho vinto. Vabbè, anche gli mandavo altri 2 Pokémon contro in pasto senza fare revitalizzante, l'outcome era uguale. Champion time is over. Grazie per questa lotta pazzesca. Ti faccio i miei complimenti, Link. Sei riuscito a sconfiggermi e adesso il titolo passa a te. Il nuovo campione sei tu. Sei davvero un allenatore straordinario. Hai tutto il mio rispetto. Hai fatto davvero tanta strada. Quanto a me, è ora di guardare al futuro. Gli adulti hanno il dovere di migliorare il presente. Il futuro ha bisogno di basi solide. Link, promettimi che crederai sempre in te stesso. E promettimi anche che continuerai ad avanzare assieme ai tuoi fidati Pokémon. Se davanti a noi c'è un futuro radioso... E anche grazie a persone come te. Abitanti di Galar, avete appena assistito alla nascita di una nuova leggenda. È nata una nuova stella. Link! Il nostro futuro non potrebbe essere in mani migliori. E anche io come voi non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva il nuovo campione.
Ragazzi, io a quel grazie a tutti ci sono rimasto un attimino. Perché in genere scrivono grazie per aver giocato. Ma stavolta ci sono rimasto a bocca aperta. Dopo tutte le polemiche che sono successe. Wow, è stato davvero forte come impatto. Non scherzo. Bene. Ah, signora Flora. Ecco qui il nuovo campione. Congratulazioni, meriti un regalo. Masta Ball? Ecco perché non ce l'hanno data prima. La Masta Ball. La Pokéball dalle prestazioni migliori. Professoressa Flora, non doveva. È veramente gentile da parte sua, ma lascia di fa che alla Silfa ne producono da miliardi. È il minimo dopo tutto quello che Link ha fatto per noi. Chi l'avrebbe mai immaginato? Le Desio Stelle che causano il fenomeno Dynamax sono in realtà una parte del corpo di Eternatus. Ok, non c'ero arrivato a dire il vero. Dopo il suo risveglio, l'energia che alimentava il fenomeno Dynamax si è riversata su tutta Galar. Per questo i Pokémon continuavano a Dynamaxizzarsi, seminando il caos in tutta la regione. Fortunatamente, l'intervento di Link e dei suoi amici ha scongiurato la catastrofe. Il fenomeno Dynamax rimane un elemento fondamentale della cultura di Galar. Mi auguro solo che d'ora in avanti il suo potere venga utilizzato nel modo migliore. Bene, è ora che vada. A presto, Link. Spero che ascolterai sempre il tuo cuore. Che poi non dovevo. Madre, ho salvato il mondo. Ti spiace se accetto una piccola ricompensa? La professoressa Flora sembra turbata dal comportamento del presidente. Beh, come darle torto? Dopotutto ha passato un sacco di tempo a studiare il fenomeno Dynamax per lui. Non era Sonia? Sonia studiava solamente la regione? Continua la tua avventura esplorando Galar in piena libertà. Beh, ci sarebbe una cosa da fare, a dire il vero. Andare a catturare Zamazenta. Ma lo faremo in un prossimo episodio. Però adesso siamo a casa di Dandel e Hope perché per terra c'è una Pokéball. E cosa conterrà questa Pokéball? C'è una Pokéball con dentro Charmander. Leggi la lettera che accompagna la Pokéball. Caro Link, ti affido questo Charmander, o Charmander, come più vi piace. Speciale. Spero che avremo l'occasione di sfidarci di nuovo in un'emozionante lotta infuocata. Dandel. Ora, Charizard è il mio Pokémon preferito, e sicuramente questo qui potrà andare in Gigamax. Lo metterò in squadra? Vorrei, ma ho già un Pokémon fuoco. E comunque sia, per il tipo drago in squadra, sì, lo so che Charizard non è drago, però per dire, vorrei mettere già un tipo drago, perché poi appunto lui va in Gigamax e diventa drago sicuramente. Vorrei mettere appunto Dragapult se riesco a trovarlo. Charmander, Pokémon lucertola, una fiamma gli arde sulla punta della coda fin dalla nascita. Se si spegnesse, per lui sarebbe la fine. Vuoi dare un soprannome? Certo che gli do soprannome. È un soprannome che do da diversi anni quando prendo un Charizard. Il che è successo 5-6 volte in totale. Perché non è che gioco più a Pokémon rosso e rosso fuoco da un bel po'. Flamethost. Lo so, è un nome stupido, però così lo voglio chiamare d'ora in poi. Cioè, da ora in poi, da quando l'ho chiamato la prima volta. Invia al box. Mi dispiace piccoletto, ma te ne starai nel box per un bel po'. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Per il prossimo video penso che sarà appunto la cattura di Zamazenta. E allora io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Scudo. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove trovate tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi! Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!